Invece voi siete tutti di seconda media. E come va la scuola? Bene. Che cosa vi piace di più della scuola? Di questa classe un po' speciale, credete? Vediamo. Si fanno delle dite. Insomma, questa è la prima gita fuori dell'Italia? Sì. La vostra prima impressione, meglio se per la prima, ma prima impressione. Dell'Egitto, del Cairo. Che ci sono persone molto ricche e persone molto povere. La miseria, ma non è già fatto. Oh, hai già visto così. Allora, i programmi che abbiamo noi sono quelli di visitare soltanto il Cairo, stare al Cairo fino all'8 di gennaio. No, non andiamo alla Sardegna. Forse, aspetta. Possono rimanere qui, dai. A parte delle persone che ho conosciuto. No, sopra la parentesi, la parentesi. Qui proprio veramente sono... Ci ho passato uno, non posso dire il più bello della mia vita perché non si sa mai quello che viene dopo, però uno dei più belli della mia vita di sicuro l'ho passato qua. E ho una memoria di quel periodo lì che... Poi appunto c'erano, adesso non è che posso fare del giornale, tanto scottino e scottinate non le... Arrivavo uno che suonava io, sì, e poi G5 che non suonava davvero per l'americano. Io ho soltanto da ringraziare, anche se non ci siamo sentiti per tanti anni, però è legato a me. Quindi invito voi che adesso siete piccoli, se avete voglia, tra qualche anno, quando avete l'età per studiare, come la chiama. Però di trovare un insegnante come Scolpino, lei adesso non insegna più, non so però se non dà delle lezioni private, se non si... Quando mi capita, mi chiedo dei favori, allora aggiungo che ho avuto un francescano all'inizio, anche a livello politico, a livello sociale, e la Chiesa anche più numerosa, ma oltre alla Chiesa copta ortodossa che fa capo a uno che si chiama Papa Shenouda, patriarca Shenouda, Shenouda III, che è anziano adesso ma tiene ancora in mano un regno molto forte. Ci sono anche altri riti, ci sono riti cattolici e riti ortodossi. C'è oltre al rito copto ortodosso c'è quello copto cattolico. Copto cattolico, poi c'è il rito armeno, c'è il rito maronita, c'è il rito siriano, c'è il rito greco-cattolico, c'è la Chiesa latina anche. Allora siamo arrivati a tanti riti. E ognuno di questi, per esempio, i greci cattolici, ci sono i greci ortodossi. Quindi potete immaginare quanti riti e quante piccole chiese ci sono. Però questo è un vantaggio e uno svantaggio nello stesso tempo, dipende da come ci si mette dentro. È un vantaggio perché queste chiese hanno una ricchezza liturgica, allora ogni chiesa si può arricchire della ricchezza dell'altra chiesa, da un punto di vista liturgico, di tradizioni. Però diventa anche un pericolo perché ci si può chiudere nell'ambito di questa chiesa e quindi se si chiudono le porte, addio apertura e addio crescita, no? Però questo è il pericolo più grande che abbiamo qui in Egitto. Non è musulmana naturalmente, no? Quindi solo il 7% della popolazione è cristiana.
Allora, questo 7% bisogna dividerlo tra copti ortodossi, copti cattolici, armeni, latini. Cioè, vedete un po', sono proprio delle minoranze che vivono qui. E allora quello che è richiesto, no, a queste chiese è quello di non parlare esplicitamente di un messaggio, ma di trasmetterlo attraverso un comportamento concreto. No? Quindi è una grande sfida questa. E allora, ritorniamo al discorso di prima, c'è un seminario copto cattolico, ma lo chiamano seminario interreligioso perché accettano anche gli studenti di altri riti. Ed è un seminario maggiore, che comprende tre livelli, due anni di propedeutica, due anni di filosofia e tre anni di teologia, più quattro anni. Allora, beviamo un po' di caffè, perché il caffè viene niente a fare di sì, mi pare che un po' di quello che non mettiamo qua, quindi siamo a posto. Veramente la nostra generale ha tentato con tante congregazioni in Europa e anche in Libano, ma nessuna congregazione si è sentita di assumersi la responsabilità dell'ospedale, perché è normale. Tutte le congregazioni praticamente sono tutte quelle di vecchia data, voi non avete, siete giovani, no? Ma quelle di vecchia data hanno tutti lo stesso problema, che c'è un avanzare negli anni e il numero delle nuove generazioni sono poche, no? E allora abbiamo cercato di inventare un po' questa nuova formula. Se ogni congregazione dà una suora, no? Una due suore, allora si assicura una certa presenza. Così è entrato, le suore congoniane avevano deciso di ritirarsi dall'ottobre del 2006. Naturalmente c'è stata la reazione sia del patriarca, sia del nunzio, sia della società di beneficenza patrona dell'ospedale, e alla fine ci sono stati tanti interventi che hanno bloccato questa decisione. E intanto ha preso in mano la situazione il patriarca, e ha mandato una lettera a tutte le religiose. Sono più di 40 congregazioni religiose presenti qui in Egitto. Se non riusciamo a trovare un gruppo, vi chiedo di cosa fate qui. Ma è stato molto forte nella sua lettera. Allora hanno risposto 4 congregazioni, non sono molte, però come inizio è tanto, no? È anche intervenuto molto il nunzio, molto ufficiale, perché gli parli gli altri, quindi è una riformazione del mondo arabo, quindi insegnava Pisana, poi era di Castello del dialogo con i non cristiani, quindi ha incoraggiato molto questa iniziativa. Naturalmente nessuno sa come doveva organizzarsi, no? Allora, il patriarca ci ha suggerito di fare una settimana di preparazione, abbiamo fatto una settimana di preparazione, abbiamo chiamato gli esperti, hanno cercato un po' di inserire questa iniziativa un po' in tutta la realtà del mondo, perché le piccole società scompaiono di fronte al grande, no? Allora voi anche siete destinati a queste se non entrate in questo tipo di lavoro e di collaborazione. E così, con questa mentalizzazione, siamo entrate e ci sono 4 congregazioni, siamo rimaste 3 di noi, come le vecchie, no? Solo che 2 sono infermiere, io non sono infermiera, ma hanno proposto che io fosse un po' la coordinatrice per il fatto che ho portato avanti un po' l'idea e allora. Ecco così. Come viviamo? Tutti si chiedono, ma come fate a vivere insieme? E perché i dubbi erano questi. Se non si va d'accordo nel proprio gruppo, com'è possibile andare d'accordo con diverse congregazioni? Cioè, il discorso è semplice, perché lo scopo, io dico sempre, lo scopo qual è? Noi in questo modo, con questa esperienza, stiamo aiutando a cambiare la mentalità dell'Egitto, perché ogni congregazione fa bene, ma soltanto nell'ambito suo. Invece è arrivato il momento di essere quasi comunitari, no? In questa visione stiamo facendo questa esperienza. Allora, ci sono 2 che tornano a casa, dopo il lavoro, e si fermano una volta soltanto 2 lunedì. Una volta alla settimana c'è una giornata di vacanza per tutti, però preghiamo insieme, mangiamo insieme. E c'è il problema linguistico, perché sono egiziane. Alcune non sanno non sanno l'italiano o non sanno il francese. No? Allora, come dobbiamo intenderci? Per un comune accordo abbiamo deciso che
le 9 del mattino, un giorno le facciamo in arabo, la messa in arabo, il vespro in arabo, e il giorno successivo l'italiano. Così accontentiamo i più gruppi. E nello stesso tempo anche la messa, un giorno in italiano, un giorno in arabo, rito latino, e due giorni alla settimana anche il rito copto in arabo. E quindi in questo senso c'è una grande ricchezza ed è molto bello perché ognuno va nel proprio reparto. Noi non abbiamo una persona in casa che si occupa delle faccende di casa, quindi dobbiamo darci una mano tutti. Ed è stato molto bello perché un padre gesuita, che è dottore anche, padre Nader, cardiologo, lui si occupa un po' anche della formazione delle infermiere, no? Soprattutto delle suore infermiere, no? E quindi fa degli incontri. Io all'inizio vedevo questa iniziativa molto negativamente, ma non può riuscire. E poi invece ci ha invitati in uno dei loro incontri a presentare la nostra esperienza, no? Noi ci siamo preparati insieme. E allora io ho presentato un po' la visione generale, una del gruppo di un'altra congregazione ha presentato le difficoltà che ci possono essere e una di un'altra congregazione nel gruppo ha presentato invece le condizioni per entrare in questo lavoro, no? Condizioni sono soprattutto di molta umiltà, molta apertura, di molta maturità, perché altrimenti il discorso fallisce. Ecco, più o meno questa è l'esperienza che abbiamo avviato, dall'inizio di settembre. Fino adesso sta andando bene. Obbligano gli studenti ad avere lezioni private con loro. Quindi vedete un po' che c'è un certo giro, no? Un giro vizioso questo, cioè proprio una piaga. Che tu vedi i bambini dalle scuole elementari hanno le lezioni private. Le lezioni private non vuol dire private dallo studente al professore, perché questo verrebbe a costare un sacco di soldi. Invece si formano i gruppetti, per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche 10 persone, la cifra, una quota, e quindi il professore fa la lezione praticamente al gruppetto. Penso che voi che fate questa esperienza diversa, no? Sarebbe veramente un'alternativa a quello che avviene qui nelle scuole governative. E quindi c'è nelle scuole una tendenza molto forte alla memorizzazione piuttosto che alla comprensione. Io per esempio insegno una materia che si chiama metodologia, no? Metodologia dell'apprendimento e metodologia della ricerca scientifica. Ma trovo molta difficoltà perché i ragazzi imparano a memoria tutto e quindi sforzano molto la memoria da quando sono fin dall'asilo, potremmo dire, no? E quindi vivono con questo terrore e questo scopo che hanno pensato, penso di no. I greci cattolici hanno la loro scuola privata, poi ci sono le scuole delle femminucce tenute dalle suore, no? E ci sono le suore di Notre Dame des Apôtres che hanno le scuole. Le suore pomboniane hanno anche delle scuole, le suore del Bon Pasteur hanno delle scuole. Le nostre. Del Sacro Cuore hanno anche delle scuole. Francescane. Le francescane hanno anche delle scuole. Le mastriate hanno le scuole. Le salesiane hanno le scuole. No, la maggior parte hanno tutte queste scuole private. E quello che è bello è che sono quasi tutte frequentate da musulmani. E i musulmani vogliono a tutti i costi inserire i propri figli nelle scuole dei religiosi perché sono sicuri di una certa educazione, di una certa formazione. Sì, fino alle superiori, naturalmente ci sono l'università. L'università qui va secondo la votazione, quindi uno non può scegliere la facoltà che vuole. Se raggiunge, per esempio uno che vuole fare medicina, se non ha raggiunto nell'esame delle scuole superiori una determinata votazione non può entrare. Allora deve per forza piegarsi ad altre facoltà. Invece c'è l'università, ci sono università islamiche anche. C'è l'università dell'Azhar. L'Azhar è, lo vedrete quando farete il vostro giro, è come dire il Vaticano del mondo musulmano, una specie di Vaticano del mondo musulmano, e ci sono tutte le facoltà, ma naturalmente è vietato l'accesso ai cristiani, no? Soltanto musulmani in queste facoltà qui,
e ci sono moltissimi studenti anche non egiziani che vengono soprattutto dai paesi asiatici e dai paesi africani e musulmani, naturalmente vengono aiutati anche economicamente e fanno i loro studi, alcuni fanno studenti, senti, è successo a 30 anni. Ha fatto l'università da studente, poi naturalmente ha completato i suoi dottorati in Francia e altrove, ma quando era studente qui e studiava filosofia, studiavano Hegel. Hegel è molto difficile, no? Allora lui ha chiesto, yeah. Hegel è un autore, un filosofo tedesco, e che è molto difficile nel suo pensiero, no? Molto complicato, è uno dei più complicati. Allora lui ha chiesto a un suo collega, cioè, come hai fatto a studiare Hegel, a prepararti per gli esami? Ah, dice, niente, l'ho imparato a memoria come il Corano. Ah, io non ho capito niente, io l'ho imparato a memoria. Questo per dire la memorizzazione. Poi vi porto un altro esempio della memorizzazione. All'Istituto di Teologia c'era Monsignor Musa Daoud, che poi è diventato patriarca e poi è diventato responsabile delle chiese orientali a Roma, no? L'avete spesso in televisione. E lui insegnava diritto canonico. Allora mi chiedeva sempre, ne puoi fare la sorveglianza agli esami scritti, perché io non vengo a fare la sorveglianza. E io naturalmente lo facevo con tutta serietà, con tutta serietà. Dicevo agli studenti di lasciare, perché lui faceva le dispense, no? Mettete le dispense da parte, gli appunti da parte, e questo è il testo degli esami. Poi io mettevo tutto in busta e lo mandavo al vescovo. E lui viene, è molto, molto serio, te lo ricordi tu? Non sapevo. Il prossimo senz'altro, se lo ricorda bene. Allora, lo sorprende. I ragazzi hanno copiato. Non ho di precedenza, mi dispiace, ma io sono stata molto attenta. E dice, aspetta, tira fuori la dispensa e tira fuori il foglio di esame. Guarda qui, le stesse parole proprio. Proprio una fotocopia. Questo per dire la forza della memorizzazione che hanno gli studenti. Mi è molto difficile far cambiare questo, io faccio molta fatica con loro, per esempio, a cambiare questo tipo di mentalità, perché un testo devi comprenderlo e poi lo esprimi con le tue parole. Invece loro sono abituati a ripetere, imparano a ripetere. Basta. Fotocopio, dico, fotocopie. Non so, vi ho dato un po' un panorama, non so se era questo che volevo. Poi torniamo a scrivere. Con le parole vostre? Sì. Invece qui non si fa così. Cioè, anche se tu si legge il testo 10 volte, lo si impara a memoria. Come la poesia a memoria? Ah. Cioè, forse è che il fatto del Corano, per la prima volta, non si può rifare la memoria. In materie scientifiche saranno un po' difficile, da poco amate forse, o no? Le materie scientifiche? I prodotti della nostra Italia. Non dici tutto questo? Sì. Siete tanti, adesso mi pensa tutta la comunità. Questa roba io non vedo proprio niente, ma quando vedete lì all'ospedale ci pensiamo noi. Non dare iniezioni a tutti. Andiamo all'ospedale, lei ci sarà quello che ha dato. Ma io mi chiedo, no? Ma dove abiti? In ospedale. Sei in ospedale. Qualche settimana fa è un mercato. No, ma è una cosa diversa.
Grazie.